Cerco. Può darsi lustro, onore e lume. La sua boccuccia spalanca giù l'ivo. Mostra le zanne taglienti, nella sua bocca lieta accoglienza. E di nuovo le si riempirono gli occhi di lacrime. Torna su, tesoro, torna! E lo lasciò cadere di colpo. Qualcosa che sguazzava nell'acqua un po' più in là. Io sono stanchissima. Dopo. Piacerebbero a te i gatti se tu fossi me? What about starting a revolution? No, Alice. Ida. No, Alice, l'avete vista prima? Ancora. Ancora no. Cioè, era qui, L'ho vista passare, l'ha detto. No, ma tutti, cioè, l'abbiamo sentita tutti. I bambini è meglio. Ma sei sicura che era qua, non è che sta con Paolo? Non ho capito il gioco. Si è persa una bambina? È persa, non è mica l'oggetto, l'ha persa. C'hai una bambina che non sai dov'è. Non sai dov'è, non è che l'hai persa, perdi una cosa, non perdi la parola. Ho capito, ma se... Che modo è, scusa, Raffa, si dice così, hai perso una bambina. Ho capito, bambina. Si dice adesso, così per modo di dire, ma quando succede una cosa forte... Vabbè, dai, andiamo. Io sono confuso. Andiamo avanti. Dove stiamo andando? Qui. Peccato che non abbia voluto rimanere, disse il lorichetto con un sospiro appena quello fu. Fabrizio. E a questo punto la povera Alice ricominciò a piangere, sentendosi tanto sola e scoraggiata. Poco dopo, tuttavia, avvertì nuovamente un leggero scalpiccio di passi in lontananza e alzò gli occhi, con ansia, quasi sperando che il topo avesse cambiato idea e che stesse tornando per finire la sua storia. Thank you.
proporre.